Quando sono arrivato a Sassuolo era totalmente diverso da adesso. Ho la fortuna di poter fare paragone e il confronto, quindi la cosa è nettamente cambiata, la differenza è disarmante, quindi era un altro calcio, perché comunque vada erano innanzitutto in categorie nettamente inferiori ed era una squadra che per certi versi era quasi dilettantistica. Fortuna che era l'unica squadra che mi voleva, già questo, però effettivamente non sapevo neanche dove fosse di preciso, non conoscevo la sua storia o chissà cosa, quindi sono arrivato e mi sono trovato in un paese che probabilmente neanche era così affamata di calcio. Una vita da mediano mi piace molto, credo che un po' mi ci ritrovo nettamente, ecco. Quindi non tutti nel calcio vengono baciati da un talento incredibile, credo la maggior parte siano comunque vada cosiddetti gregari, ma questo non significa che sono meno importanti. Io credo che con il lavoro, con i sacrifici, con il non mollare mai, il crederci sempre, si possono comunque vada raggiungere traguardi molto ma molto belli, si possa fare una carriera importante e si può essere anche, per certi versi, anche molto più importanti di giocatori con talento, perché credo che gli allenatori di determinati giocatori con determinate caratteristiche difficilmente ne fanno a meno. È ovvio che la squadra poi è... Se non hai talento difficilmente raggiungi grandi obiettivi, però credo che il mix giusto fra talento e gregari, gente che sa come stare in campo, che sa mettersi a disposizione, ecco, di coloro che hanno talento, siano molto ma molto importanti. Una di quelle cose che ne vado molto fiero è il fatto di poter essere arrivato in Serie A con le mie gambe, con la stessa squadra e soprattutto vincendo campionati. Io credo che ci siano tantissimi giocatori, anzi la maggior parte, che ovviamente per meriti, che hanno fatto una strada totalmente diversa dalla mia, magari facendo un buon campionato in Serie B, poi si sono ritrovati a giocare la Serie A. Quindi questo mi differenzia un po'. Io l'ho voluta fortemente questa categoria, l'ho voluta fortemente con questa maglia, un po' perché sono orgoglioso, un po' perché volevo fare un qualcosa di diverso rispetto a tutti gli altri.